Carissimi amici e carissime amiche, dentro Fuori Channel oggi, come vedete, è in cucina. Avete riconosciuto sicuramente le nostre ostriche che sono qui in questo piatto preventivamente, perché poi andremo a capire come possiamo andare ad aprirle quando le prendiamo per casa. Ma prima di tutto ricordiamoci che è essenziale che voi vi iscriviate al canale per accendere poi la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nostri caricamenti, per poi vedere come poter andare ad aprire queste signorine previo un coltello. A tra poco. Benissimo, carissime amiche e carissimi amici dentro Fuori Channel, oggi vi vuole dare un suggerimento su come poter andare a aprire le ostriche quando andiamo al supermercato. Comunque le troviamo in offerta, i più forti di noi non possiamo farne a meno, insomma, di andare, perché già visivamente andiamo a deliziare il nostro palato, però dobbiamo portarcele a casa, comprarle e poi comunque pulirle, e pulirle non sempre è un compito facile. Ma noi vogliamo darvi un suggerimento sul come fare. Come vediamo, abbiamo comunque preventivamente sistemato un coltello. Ecco che non è il coltello che ci occorre per poter fare un lavoro del genere, perché chiaramente possiamo ben capire che se noi andiamo a prendere l'ostrica comunque e cerchiamo di infilargli un coltello di questo tipo, chiaramente andiamo a correre il rischio di farci male, perché l'ostrica comunque, ricordiamoci prima di tutto, che va tenuta in questa posizione affinché noi possiamo aprirla. Ma per questa finalità possiamo suggerirvi, che troverete poi nel link in descrizione, un prodotto molto molto efficiente a questa finalità. E questo prodotto è questo signore qui, che è un coltello apri ostriche dell'azienda Tescoma. Ok, nel link in descrizione poi potete andare direttamente a comprarlo. L'azienda Tescoma, comunque, come vediamo, cerchiamo di metterlo, dovremmo vederlo, eccolo qui. L'azienda Tescoma si è prodigata proprio di sviluppare proprio un utensile opportuno ed appropriato a queste finalità, come vediamo, con un comodo coperchietto che va a chiudere la lama là dove non si usa, una volta che è stato pulito e lavato, per riporlo nel nostro portastoviglie. Ok, carissimi signori, allora vediamo un attimino. Chiaramente, come vediamo, questo è il risultato finale, perché noi da questo, che è un'ostrica chiusa, come vediamo, dovremmo andare a capire dove andare ad agire sull'ostrica per poter aprirla, perché come vediamo i gusci dell'ostrica, essendo un bivalve, sono abbastanza improbabili da carpire così visivamente. Quindi per andare ad aprire dovremmo andare comunque a trovare il punto debole di questa signorina qui. Non dobbiamo fare nient'altro che prendere, appunto, come dicevamo, il nostro coltello della Tescoma, ok? Ricordiamoci il link in descrizione per poterlo acquistare. Andare a prendere l'ostrica, ricordandoci che a volte ci sono dei set che prevedono addirittura anche un guanto metallico per poter comunque tenere in questa maniera l'ostrica affinché possiamo aprirla. Ricordiamoci, dobbiamo tenerla con un bel po' di forza. Andiamo comunque a infilare qui nella parte, come vediamo, vediamola bene per non confonderci, vediamo tutta l'ostrica, perché potremmo avere diversissimi punti dove cercare di infilare il coltellaccio, ma ricordiamoci che corriamo il rischio di farci molto male. Il punto più debole andiamo a trovarlo qui, in questo punto qui, dove noi andremo comunque, tenendo l'ostrica con abbastanza forza affinché comunque non ci sfugga dalle mani, ad infilare il nostro aggeggio per poter andare poi comunque ad aprirlo. Come vediamo, questo prodotto della Tescoma molto molto efficiente. Ok, abbiamo già aperto l'ostrica, poi andiamo, perché ricordiamoci, come possiamo vedere qui dai gusci che abbiamo già aperto, c'è un punto in cui l'ostrica ha una tenuta con il guscio superiore, ok, che ci consente di aprire definitivamente il nostro caro mollusco gustosissimo. Come vediamo, andiamo poi, una volta che abbiamo aperto l'ostrica, a staccare la parte interessata, ok, ricordandoci di stare molto 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 attenti, perché comunque è molto pericoloso se non abbiamo un po' di... Andiamo a lavare adesso un po' il nostro coltellaccio per togliere le scaglie dei gusci affinché non rimanga nella polpa dell'ostrica. Allora, come vediamo, abbiamo aperto la nostra signorina, andiamo a recuperare la polpa che è rimasta nella parte superiore, e
con un movimento di questo tipo, come vediamo, abbiamo ottenuto l'apertura della nostra ostrica. Cerchiamo di tenere sempre comunque gli attrezzi in pulizia affinché non ci troviamo degli sgradevoli residui di guscio nel palato, poi una volta che andiamo comunque assaggiare questa delizia, poi magari anche con un altro coltello, ma questo può servire dopo, ma possiamo comunque utilizzare sempre il nostro Tescoma, che è studiato a questa finalità, per andare a staccare tutta la polpa della nostra ostrica, ok, per metterla tutta assieme, ricordandoci che anche la parte inferiore ha un attacco di questo tipo, il nostro mollusco bivalve. Andiamo a staccare l'ostrica, come vediamo abbiamo ottenuto il nostro caro risultato sperato. A questo punto chiaramente non ci rimane che comunque aggiungere un bel po' a gusto, poi chiaramente è una questione di piacere personale e soggettivo, di limone, e la nostra ostrica sarà pronta per essere mangiata. Ma adesso, giusto per rifare un attimo di confidenza con il nostro carissimo coltellaccio della Tescoma, il coltello apriostica, abbiamo detto che troviamo nel link in descrizione per poterlo acquistare, andiamo a rivedere l'operazione fatta con questa ulteriore ostrica, ricordandoci che dobbiamo tenere l'ostrica in modo abbastanza ferreo, ok, lo teniamo con molta decisione, ricordandovi di stare molto 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 attenti, perché comunque potrebbe sfuggire il coltello e correremo il rischio di farci abbastanza male. Quindi agiamo sempre in questo punto qui dell'ostrica, ok, andiamo a tenere l'ostrica, adesso in questo caso qui ci siamo leggermente sporcati, diamo una sciacquata sotto l'acqua, ok, anche a quest'altra ostrica, ok, perfetto, e andiamo ad aprire anche quest'altra ulteriore ostrica, tenendo sempre in maniera abbastanza decisa l'ostrica, e andiamo ad infilare il nostro amico Tescoma, che impeccabilmente andrà, come vediamo, ad aprire la nostra ostrica. Ricordiamoci di tenere presente che dobbiamo staccare il bivalve dal suo guscio, come vediamo. Ok, ricordiamoci che abbiamo questo punto che unisce il guscio superiore al cucchiaio inferiore. Ok, quindi carissimi amici, come vedete è un risultato molto più semplice di quello che potrebbe sembrare. Comunque vi ricordiamo di fare affidamento sul nostro caro aggeggio, che vi consigliamo vivamente, perché comunque vi faciliterà il compito di poter assaporare le nostre care ostriche. Come vediamo qui, poi chiaramente andiamo a piacimento, chiaramente insaporire con un po' di limone, di succo di limone, la nostra leccornia qui, e chiaramente con il nostro Tescoma che ci ha consentito di aprire queste ostriche, è un buon vinellino, in questo caso Cannon Audi per Das de Vogue nelle nostre parti della Sardegna. Vi ringrazio per la visione e vi ricordo di non perderci mai di vista, perché abbiamo tante 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 cose da dirci in tanti 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 modi, e lo sapete. Quindi alla prossima, ragazzi.